Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di danza. Oggi vi insegneremo le basi della danza contemporanea per tutti coloro che tra di voi volessero approcciarsi a questo mondo. Quello che faremo oggi sarà insegnarvi alcuni dei passi base che però voi stessi potrete mettere insieme per costruire una bella coreografia di contemporaneo. Ad aiutarmi oggi in questo compito c'è la mia assistente Shinai. Ciao Shinai! Ciao! Grazie Shinai! Ma entriamo subito nel vivo di questo tutorial. Per rendere questo tutorial più serio e credibile, assumerò un finto accento americano e metterò un paio di occhiali. Perfetto. Adesso, primo passo, base della danza contemporanea. Il cavatappi. Immaginate di girare su voi stessi dimenticandovi di una gamba. Secondo passo base è pulisco il pavimento. Prossimo passo si chiama Ondea, forse no. Chi ha messo quel muro lì? Dovete pensare come di sbattere contro un muro invisibile che qualcuno ha messo lì apposta per voi. Ho mal di schiena, non veramente è il passo che si chiama così, ho mal di schiena, che male. Immaginate di aver appena avuto un mal di schiena incredibile mentre ballate. E sentite il dolore. Lo zombie. The zombie. In English. Abbraccio all'amico immaginario, seguito da un ti cade la testa. Proseguiamo con... Mi è caduta la lente a contatto. Mi è caduta veramente. Prego. L'ho finita. Non mi ricordo come si corre. La depressa. Il pavimento scivoloso. È come se qualcuno avesse appena lavato il pavimento e voi non lo sapeste. Abbiamo poi le gambe gelatina. Dov'è il bagno? Avete un urgente bisogno di andare in bagno mentre state ballando, ma non lo trovate perché il teatro non lo conoscete e non sapete dove sta. Abbiamo quasi finito, c'è ancora un mi scappa la pipì. Mentre siete in posizione, sentite un bisogno urgente di fare pipì. Per concludere il nostro tutorial, abbiamo non mi ricordo la coreografia. In quel momento la musica avanza, mancano ancora 30 secondi di musica e voi non vi ricordate cosa dovete fare. Bene, adesso per dimostrarvi l'efficacia di tutti questi passi che vi abbiamo insegnato, faremo io e la mia assistente Shinai una micro coreografia mettendo insieme tutti questi passi in un solo pezzo. State a guardare e diteci un po' cosa ne pensate, soprattutto se voi avete dei passi diversi anche da quelli che avete visto in questo tutorial, mandateci i vostri video taggandoci sul nostro canale Instagram Chorus Ballet, oppure mandandoci una mail a chorusballet@gmail.com. Mandateci i vostri video anche con questi passi che avete imparato e fateci vedere quanto poco vi sono serviti. Per concludere il nostro excursus, che cazzo è?